Allora, siamo praticamente pronti per la dimostrazione. Ah, e siamo anche fortunati perché... Buongiorno. Buongiorno. Ha problemi Buongiorno. Se la riprendiamo perché... No, assolutamente no, grazie. Oh, molto bene, un cliente della, di questa attività che ora dovrà fare un acquisto. Allora, esatto. Intanto... Allora, buonasera. Esatto, buonasera. Sì, è un'attività nuova. Praticamente si vendono detersivi sfusi alla spina, per cui si... Vabbè, nel suo caso vedo che non ha flaconi, per cui no, si infatti, ma io ero venuto per acquistare delle tasche da lavastoviglie. Comunque le spiego lo stesso la dinamica, sì, certo. Praticamente si acquista diciamo inizialmente il flacone vuoto, dopodiché una volta che lei il flacone, il prodotto l'ha terminato, non fa altro che sciacquare tranquillamente il prodotto senza particolari accorgimenti, la volta successiva con il suo flacone viene qua e praticamente viene solo riempito. Ma se può dare anche un flacone mio eventualmente che c'è già. Certo, certo, okay. L'importante è che io sconsiglio quello dell'acqua, almeno non quello delle bottiglie dell'acqua, perché dovrebbero essere comunque fatte con una plastica che magari mettere, questo, in questo caso no, ma magari non so, in casi tipo la carneficina, ecco insomma, sì, non sì. Sa com'è, non è che sia il massimo, ma qualsiasi altro tipo di flacone okay, che sì, arriva da un vecchio, vecchio detersivo, sì. Va benissimo. Quello può andare bene. Quindi anche se è la sua prima volta, diciamo così, essendoci dei flaconi, può acquistare comunque il detersivo sfuso che fa al caso suo. Quindi se mi dà l'autorizzazione io riprenderei il momento in cui sì, lei acquisterà, se è intenzionato a farlo, naturalmente non è che la voglio bene, obbligare. Sì, mi servono sicuramente, detersivo okay. Vediamo come funziona. Ecco, okay. Così facciamo vedere proprio cosa succede, come accade questo miracolo allora, del detersivo sfuso. Un detersivo per le mani, va bene, può andare bene. Allora prendiamo okay. Il flacone. In questo caso, essendo un detersivo per le mani, come ricarica si intende quella da 300 okay. ml, perché ovviamente se ne fa un quantitativo. Si gira il rubinetto. Diciamo che lo faccio io questo meccanismo semplicemente non perché non voglio che venga fatto dal cliente, ma perché magari c'è quello che viene un po' più veloce, quello che viene un po' più piano, quello che fa un po' più di schiuma, allora giusto sì, per cioè, evitare insomma, esatto, che magari si gira il rubinetto, di conseguenza scende il prodotto. Vedete, proprio alla spina, fa un fas. Naturalmente la schiuma, la fama, non è birra. No. Allora, i contenitori che sono non ovviamente... diciamo... Sono tutti, diciamo, tarati. Per cui si è sicuri che riempiendoli più o meno, ecco, c'è ovvio che c'è un margine in cui se io arrivo fino al collo, ne do magari un pochettino più di 300... Però fa niente, ci può stare, insomma, certo. nel discorso, ecco. E quindi sono comunque sicuri dei quantitativi che vengono erogati. Per cui adesso, vabbè, si aspetta un attimo proprio per cercare di evitare di fare qualche disastro. Sì, anche perché un nuovo cliente va accontentato assolutamente con... il massimo della cura, perché esatto. L'obiettivo niente, è che diventi un cliente abituale, naturalmente. Si chiude. Posto che l'abitudine deve nascere anche dalla filosofia di vita, diciamo. Quindi questa novità, che poi, ripeto, sul diciamo, discorso del dettaglio è più una novità rispetto al discorso della grande distribuzione, deve entrare un po' nella nostra mentalità. Risparmiare sicuramente negli imballi, sicuramente nella quantità di rifiuti prodotti, ma la cosa più interessante sarebbe risparmiare anche dal punto di vista proprio dello spreco in natura di materiali che potrebbero anche non andarci, visto che in questo caso parliamo appunto di detersivi e detergenti completamente ecologici. Esatto. Poi si mette la sua etichetta, in modo tale che anche il cliente quando va a casa si ricorda ovviamente cos'è? Se volesse semplicemente sciacquare il contenitore si ricorda che qua c'era il sapone per le mani, ha ovviamente tutto scritto gli ingredienti e anche il modo dell'utilizzo, ovvio in questo caso un sapone per le mani tutti sanno come si utilizza, però non lo so, nel caso dello sgrassatutto del prodotto magari per la lavastoviglie eccetera eccetera, certo, è meglio avere magari... Esatto. Dopodiché si mette un codice a barre sotto in modo tale che siamo sicuri al 100% che lei questo flacone l'ha pagato, è ovvio che avendo fatto tutto io è normale.
e viene messo il numero di lotto, perché essendo prodotti biologici sono sicuri di riuscire ovviamente a risalire la filiera, quindi ci tengono a specificare proprio il numero di lotto, per cui il cliente insomma diciamo che ha tutto quanto. Sì, quindi l'importanza delle etichette. Esatto. Quindi signor cliente, non le abbiamo chiesto il nome, l'abbiamo chiamato signor cliente. Sono Andrea. Ecco. Signor cliente. Andrà bene che sono. Signora Andrea, facciamo una via di mezzo. Sì, dai, va bene. Ecco, come le sembra quindi? Ha visto, no, il semplice? Mi sembra dei prodotti validi, un'ottima alternativa ai prodotti che si possono comprare nella grande distribuzione, perché hanno delle caratteristiche effettivamente più interessanti, sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista della qualità. Perciò è diretti veramente bene. Una bella attività, ecco, che a Legnano ci voleva. Ecco. Sì, anche perché credo che appunto Legnano sia davvero unica in questo momento. Credo proprio di sì. Adesso poi magari pian piano, anche perché sarebbe una bella cosa in fin dei conti se dovessero prendere piede, perché vuol dire che la gente effettivamente comincia davvero a risparmiare quantomeno sulla plastica da buttare, perché veramente poi la plastica è proprio una cosa che è proprio dannosissima. È vero, io è vero. Quando fai il giro ogni tanto col cane me la ritrovo in qualsiasi angolo. Purtroppo è vero. E quindi insomma, se vogliamo dare un incentivo anche a queste nuove attività, proviamo perlomeno ad accostarci, facciamo una prova, abbiamo visto che è semplicissimo, è un negozio come tutti gli altri, molti di voi hanno visto qualcosa di analogo al supermercato, però difficilmente uno si ricorda di portarsi il flacone lì magari per tutt'altre faccende, invece qua con calma si sceglie il proprio detersivo, si decide consapevolmente di risparmiare l'imballo per quanto riguarda invece la pulizia e la salvaguardia dell'ambiente. I prezzi sono, ecco, diciamolo un pochettino, sono un po' più bassi. Sicuramente i prodotti biologici sono concorrenziali, ovvio, magari non sulla grandissima distribuzione, perché è normale, lì non sono poi biologici ad occhio. Esatto. Questi sicuramente sì, questi sono proprio orientati insomma su chiunque, per cui anche la casalinga che cerca proprio solo ed esclusivamente il risparmio, secondo me sì. Difatti non so se si può intravedere un esempio, però non so, il detersivo per i pavimenti costa soltanto 90 centesimi con il flacone. Si parla di quantità al litro. Sì, tutto un litro. Ovvio che nel caso delle polveri, soprattutto in questo momento, proprio per dar modo a chiunque anche di provarli, vendo anche il mezzo, perché effettivamente magari uno che non le conosce. Questi sono prodotti che comunque bene o male conosciamo tutti, usiamo tutti. Io faccio sentire il profumo, ci mancherebbe, però il costo è talmente basso che fare anche mezzo litro mi sembra... Sì, cioè, diventa quasi insomma fuori mercato, sì, ecco, mettiamola così. Mamma meno, perché a 40 centesimi mezzo litro... Insomma, cosa volete di più? Potete anche testare il prodotto con veramente un prezzo... Non diciamo ridicolo, perché ormai non c'è più niente di ridicolo, no, dal punto di vista economico, ma comunque tasche, per tutte le tasche. Esatto. E trovare un ambiente diciamo amichevole, molto solare, e in via Vittoria numero 67, esatto, o via della Vittoria, via Legnano, diciamo, in tutti e due i modi, venite a fare un salto. Si chiama Panni Sporchi, quando finalmente ci sarà l'insegna. Ci tengo particolarmente a dire questa cosa perché il logo dell'insegna me l'ha fatto una mia amica, che si possa chiamare alla Palazzi, le faccio un po' di pubblicità, certo. E mi è piaciuta particolarmente, infatti non vedo l'ora che venga pronta, perché secondo me dà poi un tocco ancora più personale, originale, femminile, insomma simpatico. Che esatto, che anche perché di solito si lavano in famiglia e diciamo che qui sicuramente vi troverete un po' come in famiglia. Non si sciacquano nell'olona, perché in Arno si poteva, no, forse nell'olona una volta. Direi sciacquateveli a casa, lavateveli a casa, però appunto esatto, i panni sporchi insieme a questa bellissima signora così gentile che ci ha spiegato bene la sua attività diventeranno decisamente più profumati, più ecoconsapevoli con queste attività che stanno nascendo ora, e noi siamo contenti di aver potuto mostrarvene una qui appunto a Legnano. Grazie. Grazie a lei.